è una risposta sbagliata a ansie che non possono essere risolte così, non ha senso. E poi il furto non si giustifica. Rubare i computer, rubare le lavagne interattive, il furto è furto, non... Che giustificazione politica vogliamo trovare a questo qui? Tu c'eri quando è stata fatta l'occupazione? Allora, io ero presente i primi due giorni, che la mattina in realtà era una situazione totalmente diversa da quella che adesso è presente, perché comunque sembrava più o meno una fabbrica, una macchina da lavoro, perché tutti quanti erano occupati a pulire, a passare lo straccio, a levare le scritte, a dipingere, quindi era una cosa abbastanza produttiva. Però, diciamo, la degenerazione è arrivata gradualmente. Sono stati, gli esterni, soprattutto. Chi sarebbero questi esterni? Voglio sapere, cioè sono stati ragazzi che comunque sono venuti da fuori con l'intento, appunto, hanno detto vabbè, una scuola occupata, andiamo a fare casino, andiamo a metterci là. E quindi secondo te i tuoi compagni che stavano occupando hanno aperto la porta a persone esterne alla scuola? Alcuni sicuramente sì, perché non sono entrati insomma senza un aiuto, capace pure che sono entrati con la forza, cioè tutte le opzioni sono possibili.